Il cross di Stankevičius, il colpo di testa di Caracciolo, al minuto 5 la prima palla gol del Brescia, che Cosmi dispone secondo le indicazioni della vigilia, torna a Tacchinardi in mezzo, De Zerbi in panchina assieme a Bazzani, Caracciolo può Sanzini tandem d'attacco. Il Cesena ha un centrocampo inedito, Cortellini, Gidai, Campedelli, Esposito in panchina, Botta in tribuna. Il primo squillo viene dal più giovane Vasco Regini, 17 anni, Viviano non si fa sorprendere. Il Cesena concede ancora spazio a Stankevičius, altro cross, altro colpo di testa, stavolta di Lima, non è uno specialista il brasiliano ma colpisce benissimo, 1-0 al 18esimo, Lima torna al gol dopo 5 mesi. Caracciolo non ce la fa, 24esimo, al suo posto entra Bazzani e Bazzani avvia l'azione del raddoppio, verticalizzazione per Postanzini, palla in mezzo, arriva come un treno dalla mano, quinto gol stagionale per il terzino di Cosmi, lo andiamo a rivedere alla mezz'ora, il Brescia va sul 2-0. 37esimo Lima per Postanzini, lanciato in piena area di rigore, piatto destro, Arthur ci mette la punta delle dita ma non basta, 3-0 e soprattutto rete numero 100 per Davide Postanzini nei campionati professionistici, complimenti. Cesena in ginocchio, fuori Moscardelli e Campedelli, dentro Djuric ed Esposito, ma nella ripresa è subito Brescia con Stankevičius. Arthur si salva in calcio d'angolo. Gli uomini di Cosmi giocano di fino, tacco di Zoboli, poi Lima si libera così di Biserni, lo stesso Biserni viene ammonito al pari di Dudu, erano diffidati, salteranno Cesena-Modena. Il Cesena è soprattutto Milan Djuric, classe 1990, ci prova due volte di testa e per due volte Viviano dimostra di valere un posto fra i 18 per l'Olimpiade di Pechino. Alla fine il Brescia fa di tutto per far segnare Bazzani, che però trova sulla sua strada un attento Arthur. Per tentare di restare in partita e Castori ha schierato il Cesena con il 5-3-2, così facendo però ha di fatto regalato il centrocampo al Brescia e il Brescia in mezzo ha fatto valere la qualità, le idee, l'esperienza di Tacchinardi e Lima. A questo si aggiunga lo strapotere sulle corsie esterne di Stankevičius e dalla mano. Insomma, non c'è mai stata partita per il Brescia, settima vittoria casalinga consecutiva, è tutto. Linea fra...